Gli assessori sono Giovanni Lolli, vicepresidente, no, ma ho detto io che stai lavorando per noi. Giovanni Lolli, vicepresidente, assessore esterno, Donato Di Matteo, assessore, Mario Mazzocca, assessore, Silvio Paolucci, assessore, Dino Pepe, assessore, Marinella Sclocco, assessore. Per quanto riguarda la nomina degli assessori, come poi potete vedere dal provvedimento, noi abbiamo stabilito che le materie, le funzioni e gli obiettivi saranno configurati e precisati con successivo provvedimento. La ragione è una sola. Prima di questa legislatura gli assessorati erano di più e starei per dire, poiché do importanza ai numeri, molto di più, perché erano 10. I settori di attività di riferimento degli assessori rimasti in vita devono essere adesso amalgamati, razionalizzati, ricuciti tra loro. Non è un'operazione che fa né una tipografia né IKEA, con tutto il rispetto per IKEA, ma lo deve fare una logica progettuale che tenga da conto anche la omogeneità tra le ambizioni del programma di governo e la praticabilità lavorativa delle singole funzioni assessorili. Che cosa apparentiamo alle attività di sviluppo economico? Dei settori che comunque evocano lo sviluppo economico, penso per esempio all'agricoltura o al turismo, e come si concilia la potenza del settore delle infrastrutture, per esempio, con la gestione del suolo e del sottosuolo, con il carico di problemi che a volte ha il sottosuolo abruzzese, penso al dissesto idrogeologico che in passato era bersaglio di una delega appositamente dedicata. Tutto questo richiede un pezzo ulteriore di lavorazione. Vi assicuro che lo faremo sollecitamente, poiché io ho firmato un contratto con gli abruzzesi di dedicare tutto il mio tempo a questa funzione. Non ho altri interessi se non questo. Avevo piacere per le letture e per un certo tipo di bicicletta, ho detto sia ai miei libri che alla mia bicicletta che mi dovranno attendere i prossimi 5 anni. Consapevole come sono che in politica e nell'amministrazione la qualità coincide con un solo dato. Non coincide con quello che uno dice a se stesso. Quella è la storia dei buongustai che si autodefiniscono bravi e buongustai. In politica e nell'amministrazione la qualità e la professionalità coincide con un solo dato: l'esclusiva dedizione del tempo. L'esclusiva dedizione del tempo. Uno tanto più tempo dedica, tanto più ha la possibilità di trovare le soluzioni e le innovazioni. Io personalmente ho sottoscritto un contratto con gli abruzzesi che tutto il mio tempo è loro e della funzione pubblica. Naturalmente parlo anche per conto degli assessori che hanno sottoscritto, diciamo, volontariamente allo stesso modo identico contratto. Poi avremo un dialogo competitivo con i consiglieri regionali di maggioranza e io spero anche di minoranza.